24 gennaio 2003 muore a Torino Gianni Agnelli. Nel 1966 eredita il comando della Fiat, l'azienda fondata dal nonno suo omonimo nel 1899. L'avvocato traghetta l'azienda attraverso successi economici, crisi, scioperi e autunni caldi per quasi 40 anni, riuscendo nell'intento di internazionalizzarla. Uomo colto, dotato di un particolare senso dell'umorismo, Agnelli è l'imprenditore italiano più noto all'estero, amico di banchieri e politici internazionali come Henry Kissinger e John Fitzgerald Kennedy. Dal 1947 è presidente anche della Juventus, la signora del calcio italiano e la squadra a cui sarà affezionato per tutta la vita. Avvocato Agnelli, come si può spiegare questo singolare divario che c'è nel nostro paese fra una struttura industriale avanzata e invece l'assenza di una cultura industriale moderna? Beh, vede, lei che è uno storico può apprezzare i tempi diversi in cui è avvenuta l'industrializzazione in Italia da quelli in cui era avvenuta nei paesi con cui ci siamo trovati a competere. L'industria, il sistema industriale italiano poteva apparire molto avanzato perché certi tipi di mestieri erano fatti in grossi volumi, cioè era una grossa industria di dimensioni, siderurgia, tessile, automobilistica, ma era relativamente recente perché il grosso sviluppo era avvenuto soprattutto fra le due guerre. Ci siamo trovati poi ad operare in una società nel dopoguerra distrutta, da ricostruire, con un mercato trainante, e abbiamo ripetuto, quelli che ci sono riusciti, un'industria a grosse dimensioni e a grossi volumi. Ma il terreno, l'humus in cui ci trovavamo ad operare, non era certo analogo a quello di una società industrializzata come poteva essere la Svizzera, la Francia, l'Inghilterra o i Paesi Bassi.